Siamo con Vittorio Cosma, che è di Varese, siamo a Sanremo, direttore di orchestra per Yalma Megretta e direttore artistico per Elio e le Storie Tese. Direttore d'orchestra sempre. Ok, perfetto. Ok, allora partiamo da Yalma Megretta. Come sta andando questo festival? Molto bene, per loro è una cosa nuova assolutamente, loro vengono dall'underground e confrontarsi con un palco del genere è strano, però è importante fare anche arrivare la musica vera che si fa nei club, nei concerti, anche al grande pubblico, perché poi loro insomma sono anche capaci di far muovere anche grosse masse di persone. Fanno un pezzo diciamo nel loro stile, con l'aggiunta dell'orchestra, insomma, che è molto interessante. Penso che sia una delle novità interessanti di questo festival, insieme a Marta sui tubi e ovviamente a Elio. Parliamo proprio di lui, Elio. Come lo spieghi tutto questo successo? Beh, loro sono fuori classe, tutti se sono fuori genere, poi fanno spettacolo, non sono dei cantanti concentrati sulla canzone perché vogliono vincere, sono delle persone di spettacolo che lo fanno in tutti i modi, suonando benissimo, facendo le canzoni, facendo anche teatro in qualche maniera, quindi con questa naturalezza, con questa leggerezza ovviamente si possono permettere qualsiasi cosa, sono proprio un'altra categoria a sé stante. E la canzone Monota l'ho ascoltata già un paio di mesi fa, me l'ha fatta sentire ed è eccezionale, perché il concetto proprio di ridurre tutte le melodie, gli arzigogoli che si fanno adesso ultimamente anche molto nei talent, invece fare la canzone di una nota sola, da 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 da, da con sotto però tutta l'armonia che cambia, l'arrangiamento che cambia, è geniale. E domani sera faremo una sorpresa, li dirigerò insieme a un ospite a sorpresa e faremo un pezzo, diciamo, che oscillerà tra Mahler e Weather Report, quindi c'è dentro di tutto, è un pezzo degli anni 60 di un autore sconosciuto, Robertino, basta, non posso dire altro, quindi un pezzo un po' con echi anche morriconiani, Vianello, insomma un mondo divertente. E invece, parlando di Vittorio Cosma, come stai vivendo questo festival? Molto bene, ormai sono un po' di casa, sarà la decima volta che vengo, ho anche vinto un po' di premi, sono contento insomma. Poi dopo, devo dire, dopo l'anno scorso con Patti Smith e Samuele è stato eccezionale. Ogni anno si rinnova questa cosa, quest'anno ancora di più perché c'è Fazio che è tutta la sua troupe, che sono amici, sono persone vicine anche al mio modo di pensare, diciamo. Mauro Pagani, che è un amico da 30 anni, quindi questa piccola rivoluzione che hanno fatto mi ha reso molto felice e mi fa sentire ancora più a casa. Ascolta, le canzoni le abbiamo sentite. Tu conosci gli artisti, secondo te chi vince questo festival? Oh, sbaglio sempre, anche l'anno che ho vinto ho sbagliato, anche i premi della critica. Mi piace, devo dire, un pezzo da festival che potrebbe vincere potrebbe essere quello di Gualazzi, che è passato, perché è interessante, sembra un pezzo soul di Ray Charles degli anni 60 ed è interessante. Poi, vabbè, secondo me Elio è una spanna sopra, ma perché è veramente il più forte, d'Italia. Yalma, anche, che io dirigo, non sono male, non vinceranno perché sono troppo di nicchia, sono particolari. Grazie. Sicuro, grazie a voi.